solo avanti. Avanza. Derezza 3. Vale. Inserisce la terza. Samero Prato per... bravo, bravo. Bel passaggio, bello. Questa è la posizione precisa dell'anteriore per poter salire facendo meno sforzi. E certo, in quella posizione lì. Con zero penalità, bravo, l'applauso merita tantissimo. Ora attenzione, ancora uno dei sopra della primavera spagnola ed è finito l'ultimo a passare, Michele Silvestre. Falta chiudere con questo zero, bravo! Pilota del team Svea Carcasa che riesce a superare con degli ostacoli difficili del percorso verde, ma il più difficile deve arrivare adesso in uscita da zona 4 per il percorso verde con Jacopo Bono. Ah, così a chiudere a zero, bravo! Attenzione perché Matteo Grattarola, prossimo pilota che prenderà il via il campione italiano in carica, pentolare numero uno. Calma, calma, avanti, avanti, avanti un pelo, andiamo destramenti, puoi ancora farne uno di 5 se vuoi, eh. Dai Teo, a caso! Posizione precisa per Matteo Grattarola, per quanto la ruota posteriore ora ad avanti in questo stato. Come on!
bravo! Bravo Matteo! Avanti sempre male con una precisione millimetrica, come gli viene detto dall'assistente, quindi quella è una traiettoria ideale. Bravo, bravo, bravo Matteo! Posizione precisa adesso, precisare! Così fa Matteo! Salva, salva, calma! Calma, calma! 18, salvo! Anche i migliori sbagliano e purtroppo è sceso il piede per Matteo. Una penalità per lui, bravo, l'applauso meritatissimo. Stefano Donti dalle frecce gialle verdi. Bene per lo zero di Stefano Donti adesso. Ritorniamo sul percorso rosso con Giacomo Saleri. Giacomo, leggermente sul paracoppa, ma riesce comunque a salire. Giacomo Saleri era un pelo colto. Bene, anche in questo passaggio Saleri, guarda che numero che fa per girare la sua meta. E adesso il salto per lui. Ancora un po' di difficoltà per il pilota bresciano, una manciata di secondi per andare a chiudere questa zona. Tre penalità per lui. Piero, numero 65, percorso bene. Non retta nessuno, deve fare di testa mia, ci avrei giocato. Invece, ancora ieri sera, lì, la stamattina, e con la pezzata. Perché ha fatto parte dei piedi un po' le cose in vita, per i figli spagnoli, sempre tra i due? Ma io l'avevo visto. Parlo oggi, l'ho visto con un piede naturale. Sì, arrivano se... Marco Gottiero, giovane pilota del gruppo sportivo. Giovanile, andiamo a metterlo con la sua scorta per questo passaggio di uscita nel percorso verde. Non dovrei dare retta neanche a lui, però sa spuma lei. Molto bene, la tiene alta e chiude a zero.
Vediamo se ora Pietro Fiorentino. Partito Pietro Fioletti, percorso rosso per il pilota Lombardo. Calmo! Vista Pietro! Dai Pietro, forza! Corto ragazzi, corto, un vero peccato. Facciamo un applauso all'assistente di Garzotta. L'importanza di avere un'assistente è questa. Vediamo se è pronto quando esce il pilota, prima non si può far entrare un altro, quindi Luca Petrella per il percorso rosso. E avanti a spostare, è perfetto, sì, possiamo andare a destra 20, vale ancora 5, ancora 5 è meglio, va, guarda su. Va Luca, la grande, bravo, bravo, riesce a recuperare, situazione difficile, ma tieni i piedi sulle pedane per trarre là. Così alla grande in questo passaggio Luca Petrella recupera la situazione, una penalità per lui. Carlo Alberto Rovino nel percorso verde, basta, tienla posto, dietro, ok, avanza lì.